Bene, nuovamente nei laboratori di Sound Machine, siamo su una Citroen C4 Aircross, bellissima vettura. Vi presentiamo questo intervento, abbiamo sostituito la radio originale con un apposito kit installer e installato appunto un monitor 2DIN, un dispositivo multimediale che consentirà ovviamente la gestione delle varie periferiche. In questo caso stiamo utilizzando una chiavetta USB per riprodurre la musica. Ovviamente da qua potremo selezionare i contenuti, come succede bene o male in tutti questi dispositivi, scegliendo per artista i brani. Eccolo qua. Esatto. Possiamo ovviamente gestire tutte le altre attività di un normale Synth Monitor, il navigatore, il CD, il dispositivo Bluetooth, eventuali periferiche aggiuntive, il sintonizzatore TV, queste ovviamente non sono incomprese nella dotazione di serie, l'iPod, le varie configurazioni di sistema, equalizzatore, compagnia bella. Alla vettura in questione abbiamo anche installato una retrocamera di assistenza al parcheggio, perché una volta parte il dispositivo, inserendo la retromarcia, visualizzeremo sullo schermo, eccolo qua così si vede meglio, ciò che sul posteriore ci dovessimo trovare come ostacolo. Il dispositivo è anche dotato di un sistema di sicurezza carino, perché il frontale è integralmente asportabile. Questo fa parte del catalogo Kenwood, è un DNX 5210, è un prodottino direi piuttosto carino, con appunto la funzione del frontale asportabile. Andiamo nel vano bagagli. Su richiesta del cliente, che voleva avere un basso un po' più robusto, abbiamo semplicemente installato un subwoofer box amplificato del catalogo Hertz. Questo dal menu dell'autoradio è possibile regolarne, diciamo così, la quantità dell'intervento per rendere i suoni più o meno ricchi di basse frequenze. Bene, un bel primo piano sul logo Citroen e sul fregio Aircross, e un saluto da Valentino di Sound Machine, alla prossima.